Buongiorno ragazzi. Sì, ho già ritirato la tenda e ho aspettato a dare il buongiorno perché ho parlato con gli altri cicloviaggiatori che sono già partiti. Io, che dovrei essere il primo dato che sono a piedi, sono ancora qua, ma non importa. Volete un mirtillo? Mi hanno regalato dei mirtilli. Sono buoni per la colazione. È stata una notte tranquilla. Fa freddo. Riparto. Buongiorno. Anche i cavalli, avete visto? È pieno di cavalli. Mi piacerebbe ritornare ad andare a cavallo. Una volta andavo a cavallo. Comunque sì, mi sto già togliendo questo perché oggi senza vento effettivamente si sta bene anche con i pantaloncini corti. La brutta notizia è che forse ho perso probabilmente gli occhiali da sole. Meno male che erano 20 euro da Decathlon. Adesso vedo se ne trovo un altro paio che costa poco, perché senza occhiali non è facilissimo. Soprattutto quando ci sei abituato. L'aggiungo nella lista delle cose perse. Poi ve la faccio avere. Comunque ragazzi, oh, finalmente sono un po' da solo, posso conversare con la telecamera senza che nessuno mi prenda per matto, anche se in realtà così mi prendono già abbastanza per matto. Sto per arrivare a Fort Bragg, qualcosa del genere, che è una cittadina un po' più grande. Riuscirò a fare un po' di spesa al Safeway, quindi al supermercato, dove costa comunque poco. Magari mi fermo in una caffetteria, recupero un po', bevo un caffè e carico le batterie. E che altro? Tra 2 settimane, poco più, sarò a San Francisco e basta. Sono in un punto dove non ci sono macchine. È un piacere camminare senza traffico in questa stradina qua, dove al massimo trovi i cavalli e le persone che fanno jogging. Chissà dove ho messo i miei occhiali, ragazzi. Porca, mi sta già venendo mal di testa. Ragazzi, wow, bandiera. Ho comprato un paio di occhiali da $25 in un negozio di outdoor. Non sono polarizzate, era l'occhiale meno caro che c'era. C'erano gli occhi o cose così da $200, ma non mi sembrava il caso. Anche perché se ogni 2-3 mesi li devo cambiare, perché magari o li perdo o me li rubano, perché il dubbio è che me li abbiano rubati, direi che va bene così. Stava venendo veramente il mal di testa. Quando sei abituato ad avere gli occhiali è incredibile, ti viene il mal di testa dopo 2 ore al sole. Pazzesco. Sono andato in uno Starbucks, ho ricaricato un po' le batterie, però poi mi sono anche accorto che di essere abbastanza stanco. Ho visto che a 1 ora da qui ci dovrebbe essere un campeggio dove probabilmente riesco anche a lavarmi i vestiti, perché iniziano a puzzare parecchio. Faccio un po' di spesa, comunque la media rimane 20 km al giorno, quindi posso permettermi di riposare. Sono a circa 300 km da qui a San Francisco, centro. Ci sto dentro, mancano 2 settimane esatte, 15 giorni per arrivare entro il 18, quindi... Nice to meet you, man. Take care. We'll see you on the road, I think. Yeah. You set me up. Bye.
Ok ragazzi, ho preso questo campeggio, mi costa tipo 30 euro, però almeno riesco a fare una lavatrice e probabilmente a lavorare al prossimo video. La cosa che devo vedere è se fermarmi anche domani. A questi prezzi qua è un po' infattibile, però se il posto mi piace riesco a lavorare. Ora vediamo com'è il campeggio. C'è già odore di erba. Erba, eh. Pensavo di fermarmi qua un giorno, ma non prende il telefono, internet non c'è, le docce sono a pagamento, non c'è un vero e proprio posto dove posso mettermi a lavorare. È costoso, quindi probabilmente domani riparto e cercherò un posto migliore per poter stare un paio di giorni, una giornata intera per riposarmi bene. Quando mi fermo se ne vale davvero la pena, se c'è tutto quello che mi serve. Comunque ci vediamo dopo in tenda, fa freschino. Non ho nemmeno fatto la doccia perché devo scegliere tra fare la doccia e la lavatrice, e ho scelto di pagare per la lavatrice. Che puzzano di più i vestiti di quanto puzzo io. Mi sono lavato a pezzi.